del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Nella festa dell'Epifania abbiamo celebrato, abbiamo colto che dunque la liturgia celebrava non solo appunto i re dall'Oriente che vengono come primizie delle genti a adorare il Dio fattosi uomo, ma nel stesso giorno anche la Chiesa celebrava il fatto che Gesù Cristo scese nelle acque del Giordano con i nostri peccati per riuscirne dunque lavando, togliendo il peccato del mondo, cosa che poi nel battesimo ci è comunicato. E anche però si ricordava appunto le nozze di Cana, il miracolo, il primo miracolo che pubblicamente Gesù Cristo opera cambiando l'acqua nel vino. Tutti questi tre miracoli dunque vengono ricordati, e quel vino buono e quel rimprovero che gli viene fatto di avere mantenuto il vino buono fino alla fine ci viene spiegato dai padri della Chiesa, da Sant'Agostino, che era certamente il vino buono che veniva servito per ultimo, che è il Vangelo, il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento si rapporta al Nuovo Testamento come l'acqua buona, senz'altro, è pura, 10 comandamenti, però poi al vino che è più buono e che inebria e che raglieta il cuore dell'uomo e che deve raglietare il cuore dell'uomo, come lo canta il Salmo, prendendone certamente spunto dall'effetto reale del vino. Ecco perché dunque, e dopo in questa seconda domenica dell'Epifania, celebrare in modo più speciale le nozze di Cana e tutto quello che comporta certamente, per sottolineare quanto Gesù Cristo insiste sul fatto di essere Lui creatore del cielo e della terra e creatore anche dell'istituto della famiglia, quell'istituto naturale che non è un contratto sociale, non è una convenzione. Ed ecco, per onorare questa sua creazione, e come era acqua nell'Antico Testamento diventa vino nel Nuovo, perché da semplice contratto naturale che è per natura e che era nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento diventa appunto il grande mistero, sacramento, che è il sacramento in Gesù Cristo e nella sua unione con la Chiesa, dunque nello stesso modo nel quale Gesù Cristo si è unito e ama la Chiesa, così vuole anche che i coniugi siano uniti fra di loro. Ecco che poi San Paolo dunque spiega questa unione senza cancellare la natura, però edificando sulla natura quell'edificio di mistero, di grazia, che è appunto il santo matrimonio, quando poi dice le parole solo superficialmente e stupidamente e modernamente insopportabile, mogli siate sottomesse ai vostri mariti, e mariti amate le vostre mogli come Gesù Cristo ha amato la sua Chiesa, e figli obbedite ai genitori, servi obbedite ai padroni, non per piacere a loro ma per piacere a Dio. E cari fedeli, come per tutto il resto, anche per quanto riguarda il sacramento del matrimonio, in tempi di apostasia generale nella quale viviamo, e poi apostasia anche in sacro luogo, abominio della desolazione in sacro luogo, nei più bei edifici che Roma conserva sotto la cupola di San Pietro, ebbene ci rendiamo sempre più conto che più che abbiamo a che fare con questo cancro, con questa malattia, con questa giustamente chiamata cloaca massima che è il modernismo, di cui parlava San Pio
decimo, sempre più ci rendiamo conto che prima ancora di considerare le deviazioni teologiche che i quattro cardinali stanno scoprendo, come uno che su un prato scopre l'erba, prima ancora è da considerare il terreno sul quale nasce quell'eresia, e che è la perversione della mente naturale, del pensare naturale, la perversione della natura. La filosofia moderna che sta a base del modernismo e che lo rende così esecrabile più di tutte le eresie, o come tutte le eresie insieme, e non basta, perché lo di più, perché vizia la natura stessa del pensare prima ancora di professare una qualsiasi parola. Così questo poi pian pianino si traduce che la natura viene corrotta, l'individuo e poi anche appunto l'istituto familiare. La natura viene corrotta nel suo primo comandamento, distogliendo, strappando dal cuore dell'uomo quella capacità che però anche naturalmente ha, di, facendo un po' silenzio intorno a sé, dentro a sé, arrivare a questo primo grande essere che comunque comanda tutto e tutti. Anche i pagani ci arrivano. Leggete come parla Aristotele di Dio che governa il mondo, e non era cristiano. E certo, perché se io insegno che quello che vedo non importa che sia quello che vedo, importante è quello che io penso all'occasione che vedo qualche cosa, allora Dio? Eh no, non importa quale Dio, l'importante è che tu abbia un'idea di Dio, qualche cosa di al di sopra che ti trasporta. Ma che Dio è? Sono io stesso che inizio ad adorarmi, per poi andare in Vaticano e predicare a Paolo VI esercizi spirituali, chiamandomi Karol Wojtyla, e dico: io trago la mia fede dal mio subcosciente. Eh sì, se esattamente quello che prediceva San Paolo. Innovatori che si inventeranno delle dottrine per il prurito dell'orecchio, l'orecchio, e per piacere a se stessi. E in fin dei conti il Dio ecumenico, che è il Dio di tutte le religioni, o di tutte le religioni il loro Dio, alla fin dei conti non è nient'altro che l'individuo che si adora se stesso. E un individuo che si adora se stesso, come fa a fondare una famiglia? Un padre che adora se stesso, una madre che adora se stesso, che fanno figli che adorano se stesso, come si fa una famiglia? È un altro problema. Quattro dei, ciascuni, impegnati a servire se stessi e farsi servire se stessi dagli altri dei che sono in famiglia. Allora ci vuole poi un altarino per ciascuno, un televisore per ciascuno, perché sennò Dio non è contento, Dio è geloso. Dio è geloso, ha bisogno di essere rispettato, Dio vuole la nostra attenzione. Allora se il padre è Dio, la madre è Dio, i figli sono Dio, tutti vogliono avere l'attenzione sempre su di loro. E richiedono che gli altri dei li servano. Poi litigano magari come sull'Olimpo. Ma non è questa la, né la natura, l'acqua dell'Antico Testamento, né il vino del Nuovo Testamento. Ma quando il mondo è mondo, l'umanità sapeva, e i primi lo sapevano che hanno procurato quel danno, Adamo ed Eva, che prima del peccato originale, essere sottomessi al marito, curarsi della moglie, era una cosa naturale che non costava niente, non costava sforzo, non costava, non dava fastidio, perché è nella natura delle cose. Dopo il peccato originale, la sottomissione, l'obbedienza dà fastidio, perché vi è la ribellione interna. Ma da quando è mondo, questo si sa. Perfino in tutte le civilizzazioni, anche lontane dalla rivelazione, o che con i millenni se ne sono allontanati dalla rivelazione primitiva. Questa era la cosa la più scontata, la più normale. Ebbene,
è anche una grande grazia rendersi conto, cari fedeli, che oggi le cose più scontate non le si sa. Che una famiglia non è fatta da ma padre Dio, madre Dio e figli Dio, ma che è fatta da un solo Dio, che deve essere servito dal padre, dalla madre e dai figli, e che la madre serve Dio servendo il marito, che il marito serve Dio curandosi della moglie con dedizione, come lo fa Gesù Cristo per la sua chiesa, senza neanche avere casa, senza neanche avere un cuscino, senza avere neanche un materasso, sempre correndo, occupandosi del suo poi così grato popolo. E i figli servono Dio riconoscendo e riverendo nei loro genitori i luogotenenti di Dio. Ma ci vuole molto? Ci vuole una laurea di psicologia per capire questo? Ci vogliono corsi di pedagogia con seminari per capire questo e per trasmettere questo? Mi sembra di no. Come non ci vogliono corsi di medicina per respirare l'aria? Si fa naturalmente. Pertanto dovrebbe essere una cosa naturale, non lo è più. Non lo è più, però è importante questa seconda domenica delle Epifanie ricordarsi che le cose più naturali oggi bisogna recuperarsele a fatica. Non solo il pane fatto bene, il latte fatto bene, la carne fatta bene, oggi devi andartela a cercare a fatica. Le cose principali della vita, i principi per una vita appunto individuale e domestica, sono cose che bisogna andarsi come a rubare per averle e poi per praticarle. E senza farsi illusioni che regione, provincia, comune ti aiutano in questo, è contrario, sono contrari. Adesso i vaccini sono gratis. Dunque, a gratis anche nel corpo distruggono la prole. Sì, perché la poliomielite ci vuole. Bene. Non avrò la poliomielite, però avrò poi tutte le altre malattie. No, è importantissimo, cari fedeli, prendere atto di queste cose, conoscenze. Tanto più che avevamo la grande consolazione che qualche giovane famigliola, così, nelle nostre cappelle qui in giro per il Veneto ci sono, e ne siamo felicissimi e preghiamo per loro, perciò li incoraggiamo a prendere conoscenza di queste cose e non pensare che la realtà religiosa di Cristo che ama la sua Chiesa sia così lontana e non a portata di mano. Certamente, ci vuole un'applicazione della mente a questa realtà per poter veramente vivere, questo è vero. Però sapete, anche per questo Madre Chiesa aveva sempre avuto una vivissima pedagogia e psicologia e conoscenza di queste difficoltà. Lo sapevano già i padri della Chiesa nei primi secoli, che una mamma ha tantissimo da fare, che una mamma con i bambini è sovraccaricata di lavoro e non può stare lì a leggersi i padri della Chiesa e le lettere di San Paolo per edificarsi a tal punto che poi nel trasporto serve il marito come Gesù Cristo, come la Chiesa serve Gesù Cristo. C'è la bellissima, oggi che voglio leggervi, predica di San Giovanni Crisostomo a proposito questi tempi dove si leggono un po' tutte le epistole di San Paolo e dove si legge anche dunque la seconda lettera di San Paolo a Corinti, dove lui con tale trasporto dice quanto li ama e quanto loro sono nel suo cuore in ogni momento della sua vita, quando nelle catene, quando nelle angosce lui è sempre con loro. Cioè, questa espressione proprio del pastore che ama le pecore, che le porta con sé. Allora San Giovanni Crisostomo dice: mentre assiduamente ascolto la lettura delle lettere del Beato Paolo, lettura che si fa sovente 2, 3, 4 volte ogni settimana, ogni volta che celebriamo
in memoria dei santi martiri, perché allora si leggono i passaggi di San Paolo in merito. Esulto, esulto per la contentezza, godendo di questa tromba spirituale, e mi sento eccitato e infiammato d'ardore nel riconoscere una voce a me sì cara, e mi sembra quasi di vederlo presente e di sentirlo parlare, ma d'altra parte mi rincresce e mal sopporto che non tutti conoscano quest'uomo come si conviene, anzi molti lo ignorano talmente da non conoscere esattamente neppure il numero delle sue lettere. Ora ciò proviene non da incapacità, ma dal non voler avere assiduamente tra le mani gli scritti di questo sant'uomo, e questo sarebbe da dire al clero. Questo sarebbe da dire al clero. Questo è anche da dire a Giovanni XXIII. Poveri preti, hanno talmente tanto da fare, finita la guerra, bisogna costruire il cinema, la parrocchia, lascia che non dicono tanto breviario. Togliamo tutte queste letture in più di San Paolo, che poveretti hanno tanto da fare. È cresciuta una generazione al 62 sacerdoti che non leggono più le epistole di San Paolo. Per andare a leggere lo trovano dove il tempo per leggere? Una volta, il breviario di San Pio X, per forza ne leggi anche 4 volte la settimana. Da che quel che noi sappiamo, se qualche cosa sappiamo, non lo sappiamo per la bontà e l'acume dell'ingegno, ma perché affezionati grandemente a quest'uomo, non ne tralasciamo mai la lettura. Coloro infatti che amano, conoscono più di tutti gli altri le opere di quelli che amano, perché se ne occupano con sollecitudine. Cosa questa che ci mostra lo stesso Beato dicendo ai Filippesi: è giusto che io pensi così di tutti voi, perché sia nelle mie catene, sia nella difesa e confermazione del Vangelo, vi porto nel mio cuore. E ora adesso, cari fedeli, questo è quello che interessa a noi. Quando è che se anche voi vorrete attendere con diligenza a questa lettura? Cioè quando anche il padre di famiglia, la madre di famiglia, ma anche quello che lavora 8 ore al giorno, volesse attendere a queste letture per essere trasportato poi come le San Giovanni Crisostomo, a vedere questo come un organo spirituale che lo trasporta. Ebbene, non vi rimarrà da cercare nient'altro. Vera è la parola di Cristo che dice: cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Vuoi anche tu essere trasportato, come allora San Paolo, nelle catene, in tutto quello che faceva, per essere attualmente e continuamente, oggi si direbbe intenzionato, motivato, nel servire Dio, nel servire Cristo, quando fai il tuo lavoro, le tue cose, da padre, da madre, da figlio? Innanzitutto lo devi volere, devi cercarlo e chiederlo. Quello che rendeva molto impazienti certa anime o certe anime molto desiderose di santità quando chiedevano ai santi: cosa devo fare per essere santo? Figlio mio, lo devi volere. Ho capito, ma che cosa devo fare? Ebbene, lo devi volere. Sì, ma non sono sordo, mi vuoi dire cosa devo fare per essere santo? Lo devi volere. Ho capito, grazie. Picchiate e vi sarà aperto. No, perché cosa devi fare? Devi fare quello che fai. Non devi cambiare niente, tranne se non è disonesto. Ma lo devi fare per amore di Dio, e lì cambia tutto. E questo io te lo posso solo dire, ma non te lo posso fare. Devi chiederlo tu, con insistenza. Ma poiché molti di quelli che si radunano qui con noi hanno il dovere di educare i figli, di curare la moglie, di provvedere alla famiglia, e perciò non possono dedicarsi completamente a questa occupazione, eccitatevi almeno da voi stessi a approfittare di ciò che altri hanno raccolto, mettendo altrettanto studio, ed è qui adesso sì che è la ricetta. La ricetta. Mettendo altrettanto studio, o applicazione, o impegno di energia, di forze, va bene, nell'ascoltare ciò che si dice, quanto ne impiegate nel accumulare denari. Ah, lì sì che ho la vera risposta.
Cosa devo fare per essere santo? Lo devi volere. Mi vuoi dire cosa? Devi volerlo. Ma ho capito, ma cosa devi volerlo? Quanto lo devo volere? Lo devi volere in termini di tempo, di impegno, di energia, almeno al quanto tu impegni tempo, energia e forza per il tuo lavoro. Impegno psicologico, intellettuale, fisico, tutto. Lì sì che c'è da fare i conti. Mettendo altrettanto studio nell'ascoltare ciò che si dice, quanto ne impiegate nell'accumulare denari. E sebbene sia troppo poco domandare a voi simile studio, tuttavia è a desiderare che ci accordiate almeno questo, dice il Santo, almeno ascoltatemi con altrettanta fervore, desiderio e intensità di desiderio di sapere, di conoscere le cose, quanto ne mettete per le vostre cose che fate tutti i giorni. E qui basta misurarsi se stessi. Qual è l'intensità con la quale io la mattina vado al mio lavoro? Qual è l'intensità con la quale, poi per fortuna, mi faccio prendere dal lavoro che amo, e per fortuna se lo amo il mio lavoro, e poi qual è l'intensità con la quale io metto veramente in pratica quello che so nella mia vita? Un abisso spaventoso. Ci vuole veramente una riabilitazione spirituale per camminare poi, non in modo straordinario, in modo ordinario, come da cristiani si cammina. Tutte queste cose, cari fedeli, perché oltre che ricordare queste necessità anche naturali da coltivare fra di noi, certamente noi viviamo in questo mondo e non è che ci vogliamo ermeticamente chiudere questo mondo senza più assolutamente considerarlo, sarebbe sbagliato. Sarebbe sbagliato disinteressarsi completamente di quello che succede nel mondo, di quello che succede nella controchiesa, perché se avessero fatto i cattolici così non nascevano gesuiti che andavano poi a convertire centinaia di migliaia di protestanti, che erano diventati protestanti senza rendersene conto. Ci vuole lo spirito, dobbiamo suscitare in noi lo spirito missionario, anche dal punto di vista naturale, la famigliola accanto, ma guarda che voi non educate i vostri figli, non potete fare così, dare loro, trasmettere loro quello che ci insegna il Vangelo, e così anche non possiamo non interessarci a quello che sta succedendo appunto ancora una volta nel mondo, a quello che dice o non dice anche un Francesco Bergoglio, a quello che dicono, non dicono, e come lo dicono, perché lo dicono il cardinal Burke e questo e quest'altro, i cardinali, le liti che hanno o non hanno per amoris letizie. E per renderci conto che siamo nel più profondo baratro della confusione, però per rendersene conto, perché se non se ne rende conto e si dimentica, di colpo guardando là, ma si potrebbe essere come sedotti. Ah, però un cardinale che finalmente dice che nella Chiesa c'è comunque una grave crisi di fede. Oh, finalmente un cardinale cattolico che alza la voce. Ci mancava, per fortuna è venuto. Un altro cardinale che giustamente mette il dito sull'errore di Amoris Laetitia. Oh, per fortuna, ci sono cardinali cattolici che si alzano e che finalmente dicono qualcosa non va. Come vedere queste cose? Ah, per fortuna comunque Francesco Bergoglio delle cose buone fa. Comunque ha regalato un sacco a pelo che va fino a meno di 20 gradi ai poveracci che dormono di San Pietro. Anzi, nella catechesi comunque ha comunque messo in guardia i fedeli davanti all'idolatria. Ha riconosciuto, ha ricordato a Buenos Aires quando c'erano lì per strada la gente che leggeva nelle mani e la gente cattolica invece di sperare in Dio va lì e si fa dire il futuro e poi tutti contenti tornano a casa. Mi ha detto la chiromante che fra 15 giorni il male di denti mi passa. Allora, come affrontare questa realtà?
se non, cari fedeli, sempre con lo stesso criterio. Bene, davanti la verità rivelata, tutto questo che cos'è e cosa vale? Può valere, può essere, può avere un vero valore, ma misurarlo bene, valorizzarlo bene. Sapete, se Francesco Bergoglio, facendo la catechesi sulla speranza, se la prende con dunque i cristiani che vanno a fare divinazione invece di sperare in Dio, cosa voglio dire? Non possiamo che dire che è bene, certamente che non devo andare a farmi leggere la mano, ma devo sperare in Dio. Perché altrimenti, come dice giustamente, io servo un idolo. Un idolo. Perché infatti quello che mi spinge ad andare dall'indovino è perché mi mancano i soldi, non pago la bolletta, ho perso il lavoro. Dunque nella mia disperazione, io per servire il Mammona, io prendo tutti i mezzi, anche i cattivi, da divinazione, per uscirne fuori. Male! Male rivolgersi agli idoli per servire Dio Mammona. Giusto averlo denunciato. Ma allora, vedete, ci chiediamo. Ma non abbiamo prima detto proprio che quel Dio dei modernisti è un idolo anche quello? È l'idolo di se stessi. Allora tu hai studiato, e magari anche studiato i tarocchi, la gnosi, e stai nella tua poltrona e ti adori te stesso, e insegni agli altri ad adorare te, loro stessi. Il poveraccio operaio che al limite dell'esistenza gli alzi il dito perché si va a far leggere la mano. Ma vediamo, ma siamo a parità qui o c'è qualcosa che non va? E andiamo più avanti. Ma cosa mi hai insegnato tu al Concilio Vaticano II? L'ecumenismo. Ma cosa mi insegni quell'ecumenismo? Che abbiamo tutti lo stesso Dio. Chi ha lo stesso Dio? I musulmani, gli ebrei, i cristiani. Ma sì. Ma se tu insegni alla piccola gente di Buenos Aires che non devono darsi alla divinizzazione ma adorare Dio, quale Dio li insegni poi che devono adorare invece di farsi leggere la mano? Beh, se ci si attende dovrebbe essere Gesù Cristo. Tu devi rivolgerci a Gesù Cristo, al Dio Trino, che ti aiuti lui e non la maga. E dipende, perché non posso imporre alla gente di credere in Gesù Cristo. Perché no? Perché comunque, visto le situazioni geopolitiche dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Concilio Vaticano II, considerando tutti i bisogni e le necessità nel mondo, la nuova situazione, è stato valutato più opportuno di non più chiedere, imporre che Gesù Cristo sia riconosciuto anche nella società civile come il principale vero riferimento. Ah sì? Non più? No, è meglio di no, perché soprattutto abbiamo comunque lo stesso Dio, no? E allora, se abbiamo lo stesso Dio, poi adesso imporre il cristianesimo con una regalità sociale potrebbe essere un conflitto in più che già potrebbe fare saltare gli equilibri che adesso si sono impostati, tra cosa e cosa. È il mondo, sapete, ebraico, islamico, conoscete bene in Israele. Ma scusa un attimo, ma quei due mondi non sono il mondo del dollaro e del petrolio? E non sarà che tutto questo grande edificio di ecumenismo e di presunto Dio unico è un'unica, una nuova religione per tenere in equilibrio cosa? Il dollaro e il petrolio? E non sono idoli quelli? E non è tutto l'ecumenismo una idolatria? E tu mi vai a mettere in difficoltà il poveraccio ultimo che nella miseria si va a far leggere la mano? Fai bene, ma ti prendi tu la responsabilità di mandarlo poi da altri idoli invece di mandarlo da Gesù Cristo. Quasi i ciechi conducono ciechi. E se dobbiamo con gli stessi parametri svolgere lo sguardo su quei chiamati cardinali,
che constatano c'è la grande crisi nella Chiesa, possiamo dire solo Deo gratias, è vero. Possiamo dire solo Deo gratias, qualcheduno dice c'è una grande crisi di fede nella Chiesa universale, Deo gratias, in più persone in vista, che non siano cardinali, perché in gran parte non sono né vescovi, neanche nella giurisdizione, è una cosa, però comunque persone in vista. Il cosiddetto cardinale di Bologna è una persona in vista e dice c'è una grande crisi nella fede. È molto positivo questo, ma lo è davvero. Però mi dico, davanti alla fede cattolica, davanti all'istituzione della Chiesa cattolica, la loro parola, per quanto valorosa sia, non vale di più che era la parola della vescovessa protestante tedesca Basilea Schling, che era l'unica che aveva alzato la voce contro il primo incontro di Assisi, che diceva questa è idolatria. Sta molto a cuore, cari fedeli, a dirvi queste cose per rimanere fermi e saldi anche per quanto riguarda appunto la consapevolezza di essere nella Chiesa cattolica e di chi ne fa parte e chi no. Dunque, tutta anche la querelle sulla Amoris Laetitiae ben venga, ma siamo ben chiari nelle nostre menti, sono non cattolici che accusano non cattolici di non cattolicesimo, con un grande paradosso che l'accusa è vera. Rischiamo di arrivare che un non cattolico dichiara un non cattolico non papa, poi, perché se poi fanno le loro munizioni alla fine poi procedono e dicono sei decaduto, ma sei decaduto di uno che non era mai detto da chi non è cattolico. Allora sì, Dio voglia intervenire, perché la confusione sarà al massimo. E la soluzione sarà una sola: la confessione della vera fede, professata da fedeli, sacerdoti e vescovi, e lì se ne uscirà fuori anche dalla crisi della Chiesa, anche per quanto riguarda la sua gerarchia. Allora, dunque, con lo stesso impegno, con la stessa grinta, con lo stesso energia di spesa per assicurare la nostra sussistenza esistenziale, impegniamo la stessa energia, le stesse forze a acquisire queste verità insegnateci dalla Chiesa, dai padri della Chiesa, anche dal Messalino, per poi poterne anche vivere e fare vivere anche le nostre famiglie. Perciò in questa Santa Messa certamente le nostre preghiere sono soprattutto per le nostre famiglie, affinché questa vita intanto di ordine naturale possa regnare le nostre famiglie, per farne poi dischiudere la vita della grazia, nel nome del Padre, del Figlio, e così sia.